Bentornati al nostro appuntamento settimanale con un aggiornamento sintetico dei mercati e delle notizie finanziarie della settimana appena passata. Questa è la notizia per chi vuole tenersi sempre informato su investimenti, finanze e mercati finanziari. Questa, come sempre, buonanotte mercati, ma vi dico tutto quello che è successo subito dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati su Io Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro amichevole risparmiatore ed investitore della porta accanto. Come ogni lunedì, Buonanotte Mercati torna e vi dà un'analisi sintetica e veloce della settimana precedente. Come sempre parliamo di mercati, economia, finanza e notizie importanti che possono avere impattato gli investimenti e soprattutto la nostra vita sociale. Come sempre ne parliamo in maniera distaccata, dando solo numeri, non sensazioni. Cominciamo subito. Fra le notizie più importanti della settimana, la prima, quella che mi viene in mente, è che da alcune notizie da parte delle testate giornalistiche indonesiane ci viene il suggerimento che Tesla ha accettato di costruire una fabbrica di batterie e veicoli elettrici in Indonesia. La società era in trattativa con i funzionari già nel 2020 sulla fornitura naturale di nickel, che è un materiale cruciale che viene utilizzato nella produzione di batterie appunto per i veicoli elettrici. Tuttavia il ministro degli investimenti del paese, Bahil Ladalaila, ha dichiarato giovedì che il produttore di veicoli elettrici statunitense ha accettato di costruire un impianto di batterie e veicoli elettrici in un complesso industriale nella provincia di Java centrale. Il ministro Ladalaila non ha dato specifiche del progetto, ma ha fatto intendere dalle sue parole che il progetto potrebbe già iniziare questo anno. La seconda notizia riguarda Hyundai Motors, che ha annunciato che ha stipulato un accordo con lo Stato della Georgia per costruire il suo primo impianto dedicato alla produzione di batterie e di veicoli elettrici completamente elettrici nel paese. Si è tenuta una cerimonia di firma alla vista della futura fabbrica vicino a Savannah. Il governatore Brian Kemp, insieme ai funzionari dell'azienda, ha delineato i piani per le operazioni della fabbrica sulla proprietà di quasi 3.000 acri. Hyundai investirà 5,54 miliardi di dollari nel progetto con l'intenzione di impiegare circa 8.100 persone nello stabilimento. Nell'ambito dei piani della società ci sono di investire 7,4 miliardi di dollari per espandere i veicoli elettrici negli Stati Uniti entro il 2025. I funzionari di Hyundai hanno affermato che intendono aprire strada alla struttura nel 2023 con l'intenzione appunto di iniziare la produzione entro il 2025. I piani mostrano anche che la fabbrica avrà capacità di costruire circa 300.000 veicoli all'anno. Hyundai costruirà anche batterie in loco con un partner di joint venture che verrà annunciato in seguito. La terza notizia riguarda ASML, un'industria dei semiconduttori che è un gigante del mercato azionario che è europeo ma che è quotato in America, che sta costruendo macchine delle dimensioni di un autobus a due piani, del peso totale di 200 tonnellate, nella sua ricerca per produrre fasci di luce focalizzata che creano circuiti microscopici sui chip dei computer utilizzati in tutto il mondo, nonché da telefoni, laptop e automobili e anche dall'intelligenza artificiale. L'azienda ha vissuto un decennio roseo, con le sue azioni che sono balzate del 1000% per portare il suo valore oltre 200 miliardi di euro, mentre conquistava quasi il monopolio di questi sistemi litografici. Ora si sta preparando a lanciare una nuova macchina da 400 milioni di dollari per i chip di prossima generazione che spera sarà il suo fiore all'occhiello entro la fine degli anni 2020, ma però rimane semplicemente una sfida ingegneristica. Comunque i dirigenti della sede dell'ASML nella città olandese di Veldhoven hanno detto alla Reuters che un prototipo sarebbe già completato per la prima metà del 2023. Hanno affermato che l'azienda e il partner di lunga durata nella ricerca e sviluppo IMEC stanno allestendo un laboratorio di prova sul posto, il primo di questi laboratori, quindi i migliori produttori di chip e i loro fornitori possono esplorare la proprietà della macchina e prepararsi a utilizzare i modelli in produzione già dal 2025. Andiamo a soffermarci sui numeri di questa settimana che continuano ad andare giù, ma che evitano un'altra catastrofica settimana con una chiusura che, grazie al venerdì 20, è andata un po' meglio di quello che si aspettava. Indice peggiore americano che continua ad essere il Nasdaq, che lascia un 3,82% e che da inizio anno ha perso un meno 27,42%, seguito dall'S&P 500 con un meno 3,05% e dal Dow Jones che perde un 2,90%. Russell 2000, che è il meno peggio, e perde l'1,36%. Per quanto riguarda gli indici mondiali, a parte le performance negative degli indici già citati, quelli americani, il peggiore è il Tadawul All Share, che perde il 3,17%,
seguito poi dall'SMI svizzero a un meno 2,93% e il BIST 100 turco che perde un meno 1,94%. Indice migliore è l'RST russo con un più 9,50%, poi il PSI Composite delle Filippine con un più 5,76% e l'IDX indonesiano con un più 4,85%. Il nostro FTSE MIB rimane in un segno positivo quasi in parità, senza onore né gloria, con un più 0,19%. Per quanto invece riguarda i settori migliori e peggiori del panorama statunitense, anche questa settimana di sofferenze importanti ha trovato dei settori in verde che danno discreti risultati. Partendo dai peggiori, il peggiore in assoluto è il multi-line retail che lascia sul terreno un meno 20%, seguito dal consumer retail che lascia il 14,7% sul terreno. Quello delle vendite è stato un settore tragico la scorsa settimana. Un altro settore particolarmente colpito è stato quello delle telecomunicazioni, che ha perso un meno 9,80%. Ma non troviamo solo cose tragiche, perché alcuni settori hanno dato delle belle performance, ed in particolare il settore migliore è stato quello delle energie rinnovabili, che guadagna un più 9,50%, seguito dal settore dello shipping, dove lavoro io, con un più 7,10%, e infine quello delle aerolinee, che regala un più bel 6,20%. Passiamo al mondo cripto, che continuano a sciogliersi come il ghiaccio al sole in una caduta libera che sembra non arrestarsi più, con una evidente correlazione, almeno da questi ultimi mesi, col Nasdaq. Nei primi 100 token per capitalizzazione non se ne trova uno di colore verde a sabato 21 maggio, oggi, giorno in cui sto registrando questo video, e che trova il Bitcoin perdere solo lo 0,29% e Ethereum perdere il meno 3,18%. Fra le grandi, BNB perde il 4,76% e Monero addirittura un meno 19,20%. Terra e Luna continuano il loro dissanguamento con un altro meno 47% fra Terra Luna e un altro 67% con Terra USD, progetto che a questo punto per morti è irrecuperabile. Questo porta il Total Crypto Index Stock Market, inclusivo di Bitcoin, a perdere ad oggi un meno 4,50%. Bene, eccoci arrivati anche alla fine del mini aggiornamento dei mercati della settimana che si è appena conclusa. Come sempre, dove ci porterà il futuro i mercati e i rendimenti non lo sappiamo, ma con questa rubrica che guarda al passato cerchiamo sempre di capire cosa ci vogliono dire i mercati oggi nel presente e dove vogliono portarci domani nel futuro. Spero come sempre che questo contenuto sia stato apprezzato e di gradimento. Se così fosse, per favore lascia un commento, un bel pollice in su. Inoltre, se sei nuovo sul canale, iscriviti e clicca la campanella delle notifiche e non perderti nessun video successivo. Ti ricordo che puoi abbonarti a YouTube o sostenermi su Patreon al costo di un semplice caffè al mese. Bene, buonanotte mercati, torna lunedì prossimo con un nuovissimo aggiornamento e noi invece ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!